Saluti. A tutti. L'assegnazione del premio Nobel per il 2022 per la medicina allo svedese svante Paebo è un nome eh, di origine finnica, presumibilmente, conferma con prove scientifiche eh, che la ricerca sul DNA sta come dire, eh, scoprendo, aiutandoci a scoprire che sulla Terra hanno vissute più specie umane. Benvenuto fra di noi, Pietro. Benvenuto, molto Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie per professor Pietro Pietrini, eh, per fortuna lo conoscete perché frequenta questo piccolo nostro studio, ma importante da un punto di vista generale della nostra cultura. E come dire, con lui abbiamo iniziato probabilmente anche credo un paio d'anni fa a fare dei ragionamenti a partire dalla, dal suo sapere scientifico su quello che accade dentro di noi e un po' fuori di noi. Allora, eh, il professor Pietrini, che è stato anche direttore della IMT Scuola di Alti Studi di Lucca, è un neuroscienziato di fama internazionale in e in quanto tale ci sta come dire, riesce a darci in termini di comunicazione molto stretti un sapere che vale molto. Allora, io però, prima di tutto, vorrei farti una domanda che mi turba assai: come mai Pietro l'uomo è l'unico eh, animale che uccide il proprio simile? Questa è una cosa che io non ho ancora capito. Ma questo della aggressività che noi abbiamo, in realtà anche altri animali si uccidono tra di loro, diciamo che si uccidono per ragioni di sopravvivenza, di lotta, di conquista del territorio. Mi viene in mente ad esempio quello che fa il leone quando conquista un nuovo territorio e conquista una nuova leonessa, eh, uccide i cuccioli della leonessa in modo che la leonessa vada nuovamente in calore e possa essere fecondata. Con il suo seme, cioè quindi uccide se ci sono ancora i cuccioli nati da una pregressa relazione, diciamo, cioè da chi prima controllava il territorio per poter uh, controllare poi lui il territorio e quindi avere. Ma poi, sempre per necessità, però. Diciamo per istinto naturale e non, non per altre, altre ragioni. E, come ho letto recentemente da qualche parte, non si è mai visto un topo che costruiva trappole per topi. Ecco, noi invece costruiamo armamenti, costruiamo eh, situazioni anche, creiamo situazioni che ci, poi ci pongono di fronte a eh, non proprio al nostro vantaggio. Io penso quello che sembra ormai così lontano che ce ne siamo dimenticati, ma la pandemia che non è lontana affatto, uno perché il virus continua a circolare per fortuna con danni minori per tutte le opere che sono state messe in atto, compreso i vaccini. Ma se io torno indietro con la memoria a quasi tre anni fa, al marzo 2020, quando improvvisamente ci scoprimmo fragilissimi, quando parte del mondo si fermò, sostanzialmente tutto il mondo, perché poi se una parte non si muove nell'altra parte si blocca tutto, e come ci sentimmo tutti così fragili, esposti e ci rendemmo conto che un piccolo virus poteva, senza rispettare confini, senza rispettare etnie, senza rispettare localizzazioni geopolitiche o altra cosa, poteva distruggere. Comunque, affliggere grandemente l'umanità, ecco, sembra che tutto questo ce ne siamo dimenticati perché non era ancora neppure passata l'ondata pandemica che è scoppiata l'ennesima guerra, tra l'altro, a noi vicina, con atti di distruzione, di sofferenza umana, eh sì. di situazioni che non solo per chi fa il medico, ma per tutti sono. Letteralmente inconcepibile. Una, una prossima volta ti chiederò come è possibile questo. Adesso vorrei rimanere un anno. è eh, possibile? Come le... Perché ci sarebbe da capire come, all'interno, eh, eh... eh, certi fenomeni poi accadono, certo, cioè dimenticare certo. l'orrore di cui siamo stati vittime e anche forse protagonisti. Eh, 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 e ora, dopo aver lottato per cercare di strappare alla morte chi era stato colpito dal virus in maniera grave, abbiamo avuto così tanti morti in tutto il mondo, in Italia lo sappiamo bene. Ecco, vedere che a pochi, poche migliaia di chilometri da noi la gente ora sta morendo di freddo, neppure più di bombe, di freddo, di mancanza di cibo, bambini, adulti, vecchi, sì. tutto. Ecco, questo è letteralmente inconcepibile. È inconcepibile, ecco. Però è concepito, perché se no non ci sarebbe. Fammi capire. Eh, questo premio Nobel ha, ha, ha agito su un tessuto che tu conosci molto bene, su un DNA molto fragile perché, perché è antichissimo, quindi anche questo tipo di ricerca non è stata facile presumo. No, la, il premio Nobel a Svante Pablo è un, una grande cosa per direi molteplici ragioni. La prima perché Svante Pavo è, eh, come sono i ricercatori di successo, un entusiasta, è uno che da bambino è rimasto affascinato dall'antico Egitto e ha maturato questa passione per l'antico Egitto occupandosi dapprima di mummie, passando poi a studiare non la mummia come eh, diciamo, reperto storico, archeologico, ma passando sul lato medico a studiare il DNA della mummia tra l'altro all'inizio fallendo perché non ci riusciva il dna antico quando il dna ha così tanti anni è degradato è contaminato cioè tu pensi che batteri muffe tutto quello che si sviluppa hanno dei loro dna che contaminano o rischiano di contaminare quello che tu vai a trovare come eh, da, da, da eccellente ricercatore non si è certo lasciato scoraggiare e per farla breve perché la storia sarebbe molto lunga ha uh, sviluppato un metodo che gli permette di studiare, gli ha permesso di studiare DNA vecchi di 50.000 anni, di eh, 70.000 anni e quindi eh, ricavati spesso dall'interno eh, dell'osso di, eh, di, 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 un, di uno scheletro. Tu pensa noi abbiamo, per esempio, la rocca petrosa, che è quella sotto l'orecchio, che è dentro e quindi. Mh, Relativamente poco contaminata da fattori esterni e, per farla breve, ha fatto uno studio planetario, cioè ha studiato le differenze che ci sono tra il genoma dell'attuale eh, di noi e, e delle specie eh, che ci hanno preceduto, oh, Neanderthal in particolare. Ecco, ti fermo un attimo, Pietro, perché proprio sul nodo di Neanderthal che noi abbiamo avuto probabilmente molti pregiudizi perché l'abbiamo considerato primitivo, rozzo e quant'altro, però sta venendo fuori proprio grazie a queste ricerche e che non era affatto così come abbiamo immaginato, che addirittura eh, usava degli strumenti musicali. Usava degli strumenti musicali, curavano i feriti, avevano i riti funebri come abbiamo, come abbiamo noi o simili a quello che abbiamo noi, quindi non è da pensare che il Neandertal fosse... Una, un uomo, come dire, così drammaticamente diverso da noi, primitivo, bianco nero, eh, si direbbe così. Ma la cosa più interessante è che fino a tempi non lontani si è sempre pensato che ci fosse una specie di successione nell'evoluzione. Nell cioè prima c'è stato il Neandertal, poi ci siamo stati noi senza quasi sovrapposizione o comunque due cose diverse. In realtà no, la bello dello studio, una delle tante cose belle degli studi che ha sviluppato Svante è, è proprio questo, cioè dimostrare che c'è stato quello che tecnicamente si chiama un inbreeding, cioè una uh, cross fertilizzazione, una interfertilità, cioè in altre parole uomini di Neanderthal e, e uomini donne uomini di Neanderthal e del dell'homo sapiens si sono incrociati tra di loro. Quindi hanno convissuto. Anche. Hanno convissuto, tant'è che noi abbiamo una piccola percentuale di DNA che ci portiamo dietro dal Neanderthal un 2,5-4%, dipende, ancora da stabilire con esattezza, che noi ci portiamo dietro. Quindi c'è stata questa cosa. Ora, questa DNA che noi ci portiamo dietro dell'uomo di Neanderthal non è solo un retaggio... Dei, dei vecchi tempi è una cosa molto utile perché è stato mantenuto e si trasmette nell'evoluzione perché è molto utile anche per eh, l'argomento attuale per proteggerci dalle infezioni Dal proteggerci, quindi, ci quindi conferì... è una specie di eh, elemento in, immunitario per noi è una specie beh, questo DNA tra le altre cose ci conferisce la capacità di difenderci da antiche infezioni. Ma ti... Ora uno si chiederà, ma se sono antiche che ci importa? Beh, non è proprio così perché i virus e i batteri vanno indietro nei, nei secoli e nei secoli, ma ancora di più, se avete letto recente, la recente notizia che con i cambiamenti climatici e lo sbrinamento del permafrost, cioè dei ghiacciai perenni, sono riapparsi e paiono vitali virus di 48.000-50.000 anni fa. Quindi, eh, tutto questo ci fa capire che eh, l'interazione uomo-ambiente, famoso nature versus nurture, cioè la natura, la biologia da una parte e l'ambiente dall'altra, eh, è una cosa molto complicata e anche suscettibile di cambiamenti con grosse ripercussioni. Quindi, questa è stata la prima cosa importante di, 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 che ha scoperto Svante Pavo. Mi dice una cosa Pietro, ma eh, questa convivenza che poi è terminata, ne abbiamo in altre occasioni ci siamo visti qua in studio e eh, ne abbiamo parlato. Per me continua a rimanere un mistero il fatto che eh, diverse specie umane non siano, non siano state capaci di convivere. E, e mi riporta un po' alla prima domanda, ma questa specie. Ma... Che cosa io che, Ora questo sarebbe un discorso credo molto complicato e io non sono neppure un esperto di questo, però credo che non è che non siano state capaci di convivere, è che a un certo punto c'è un'evoluzione con l'affermazione della specie che ha le caratteristiche migliori per la sopravvivenza, quindi questo è quello che è accaduto. Ma la cosa interessante di questi studi, se vogliamo, è anche che andando a confrontare il genoma, cioè il genoma è l'insieme del DNA che noi abbiamo. La, qualche piccola informazione va data. Da quando è stato decodificato il genoma umano, siamo intorno al 2003, e sappiamo che abbiamo 22.000 geni, abbiamo tutti lo stesso genoma e, e la ragione per cui non siamo tutti uguali, anzi siamo tutti molto diversi l'uno dall'altro, è perché su questi 22.000 geni insistono piccole mutazioni, anche di una singola lettera del DNA, fino a 30 milioni di mutazioni, quindi tu ed io siamo diversi pur avendo lo stesso DNA, cioè lo stesso genoma, perché abbiamo queste piccole mutazioni, per cui tu sei più alto, sei più chiaro di carnagione, eccetera, eccetera. E questo oh, vale, vale per tutti. Ma la cosa interessante è che ha dimostrato oh, Svante Pavo è che se tu prendi due persone fenotipicamente molto diverse, un europeo e un africano, non ci sono marcate differenze nel genoma, sono pochissimi geni, mi pare di ricordare 12, quelli che sono veramente unici. Al, al, al genoma africano. Quindi queste differenze che noi vediamo fenotipiche, pensa al colore della pelle, la struttura dei capelli e così via, sono legate a piccole mutazioni, a una serie di piccole mutazioni che si mescolano in maniera, in maniera diversa e questo ci pone ovviamente una grande riflessione, perché l'altra cosa che quindi da questi studi di, Pabo, di Svante Pabo e di altri ormai è chiara, è che noi deriviamo tutti da, originariamente, da una grande Grande migrazione di eh, uomini eh, dell'Homo sapiens dall'Africa dall che si è diffusa in tutta l'Europa, in tutta l'Asia, dove si è incrociata con, eh, in parte con i Neanderthal e in Asia. Anche con recentemente scoperto questa eh, nuova popolazione, i Denisoviani scoperti da un no, nuovo umano praticamente sì, scoperti, diciamo, nominati in seguito alla scoperta di questo frammento piccolissimo dosso, poi di un dente in questa grotta di Denisova, eh, che hanno trasmesso il loro DNA a una popolazione che ora vive eh, nel, nell'oceania più, più lontana. quindi nella Melanesia mi pare che, che si chiami. Quindi, noi deriviamo tutti da un ceppo centrale africano, ora, eh, questo è molto, oh, è molto interessante come argomento perché ha eh, non solo implicazioni di carattere scientifico, genetico, biologico, ma molto più ampie. Esatto. Bene, e noi io ti voglio ringraziare per questa piccola e eh, notevole conversazione. Rimandiamo alla prossima settimana, io spero che tu sia di nuovo qui con noi perché vorrei riaprire il discorso su questa ultima umanità a cui tu accennavi poco fa. Con grande piacere. Bene, e ti ringrazio di nuovo per essere stato qui con noi e noi ci rivediamo con il professor Pietro Pietrini a breve. Grazie a tutti e arrivederci.